Una domanda che porgo a tutti coloro che sono esperti di internet. Allora, io mi chiedevo, no? Allora, ci sono dei video su internet di persone che caricano video e ci mettono musiche famose come ad esempio Renato Zero, Venditti, li monetizzano. Ricordiamo, sono anche partner di YouTube. Li monetizzano e insomma, non glieli bloccano, mentre altri, come ad esempio in questo caso io, faccio un video e ho provato a scaricare sia la canzone o a fare il video, magari per codificare il video in qualche maniera. Col telefonino ho ripreso il video, poi ho scaricato la canzone. Su YouTube scopre sempre queste cose. Allora io mi chiedo. Ah, e poi nei tag o nel titolo non ho messo per niente citato la canzone. Però si dice corrispondenza con contenuti di terze parti e ti arriva la notifica di copyright. Cioè che dopo 3 o 4 notifiche dello stesso ti viene cancellato il canale di YouTube. Allora io mi chiedo. Com'è possibile che alcune persone lo fanno e non gli succede mai niente, poi lo faccio io? Come? Lo fa qualcun altro, magari si sta chiedendo la stessa cosa. Ti rimuovono il video o in altri casi te lo bloccano? Cioè, che ti arriva l'avviso con contenuti di terze parti? Sapete rispondermi a questa famigerata domanda? Scrivetelo nei commenti, cliccate piace al video, condividete il video e se vi va iscrivetevi al canale. Salve!